Castel di Sangro abbraccia il Napoli, il piccolo centro dell'Abruzzo per la prima volta nella sua storia ospiterà gli azzurri per il ritiro pre-campionato. Il Napoli per 14 giorni sarà ospite dello Sport Village Hotel e si allenerà nei campi a ridosso dello stadio Teofilo Patini. Circa 1000 i tifosi al seguito che potranno assistere agli allenamenti secondo le nuove normative anti-Covid. In meno di 24 ore andati esauriti gli slot di prenotazione online sul sito del Napoli. Al palazzetto dello sport di Castel di Sangro nei prossimi giorni in esposizione anche la Coppa Italia vinta contro la Juventus. Un'occasione importante di rilancio del comprensorio del Sangro, questo appuntamento sportivo, anche se i cittadini e gli esercenti sono preoccupati per eventuali arrivi di tifosi positivi al Covid. Ma il problema purtroppo non è di facile soluzione. E i contagi purtroppo stanno riaumentando e nel lungo periodo gli scenari possono essere diversi. Strade piene e non tutti portavano la mascherina, quindi a Castel di Sangro vedo meno gente, però, per la verità, e un po' più di rispetto forse c'è. Un po' di paura e di timore ne abbiamo, anche perché ci aspettiamo tantissime persone, una grande affluenza e, conoscendo la situazione, soprattutto quello che sta accadendo in questi giorni con la risalita della curva, un po' di timore ne abbiamo. Però siamo sicuri che il comprensorio sia riuscito a riesca a gestire tutta quanta l'operazione e che ne usciamo in maniera abbastanza pulita.